Benvenuti nel canale di Prima del Caffè Soddisfazioni in Cucina. Insieme vedremo come realizzare la sbriciolata integrale con ricotta e confettura, un dolce leggero, senza burro e con ingredienti semplici. Gli ingredienti sono per uno stampo da 24 cm. Foderiamo il fondo con un disco di carta forno, quindi con una matita tracciamo la circonferenza e ritagliamo. Con del burro ungiamo lo stampo, bordi e fondo. Anche se nel fondo mettiamo il foglio di carta forno, lo ungiamo lo stesso così che la carta aderirà bene. E lo stampo è pronto. Ora prepariamo la frolla con 400 g di farina integrale, 120 g di zucchero di canna e un cucchiaino di lievito per dolci, che sono 8 g. Diamo una bella mescolata, poi aggiungiamo 100 ml di olio, 2 uova intere e le zeste di un limone. Lavoriamo l'impasto con le mani, lo lavoriamo brevemente e lo riduciamo in briciole. La frolla è pronta, ora prepariamo la farcia con 500 g di ricotta fresca e 5-6 cucchiai di confettura. Qui andate un po' a vostro gusto, sia con il tipo di confettura che con la quantità. Non rimane che riprendere lo stampo. Vi versiamo 2/3 della frolla per la base e per il bordo, quindi lo distribuiamo uniformemente e compattiamo bene. Poi facciamo il bordo ed ora riempiamo il guscio che abbiamo creato con la farcia. Infine distribuiamo sopra le briciole rimanenti e compattiamo leggermente. Il dolce è pronto. Come avete visto, ci abbiamo impiegato veramente pochi minuti. Non rimane che cuocere. In forno già caldo, statico, 180 gradi per 40 minuti. A termine cottura risulterà ancora morbida al tatto, ma non preoccupatevi, va bene così. Raffreddando indurirà. Sformiamo solo quando si sarà raffreddata completamente. Una sbriciolata per quanti preferiscono farina e zucchero non raffinati. Rimane piuttosto leggera, poiché ha l'olio al posto del burro, ed una farcitura senza troppi sensi di colpa. Magari se avete una confettura fatta in casa, meglio ancora. Dai, prova a farla anche tu! Sotto al video, nelle info, vi lascio la lista degli ingredienti e altri link utili. E se il video vi è piaciuto, lasciate pure dei commenti e condividete con i vostri amici. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche. E grazie per aver guardato il video!